puttana. Mm-hmm.
ritorno di Roberto su un 106 di nuovo. Un po' di ritorno è stato bello, sinceramente. Purtroppo. È finita la pace nelle gare. Diciamo che non è il ritorno. Il ritorno agli slalom con 106. Già una salita l'abbiamo fatta e la cronaca sa qualcosa. Vabbè, lasciamo stare quello che è successo. Va bene, ok. Allora, adesso sulla tua ex macchina l'hai ripresa un po', devi togliere un po' di ruggine ancora. Sì, abbastanza, la macchina funziona bene, cioè nessun problema a livello tipo di motore, di cosa, dobbiamo inquadrare un pochettino la guida, diciamo, iniziare a fare confidenza col sequenziale, però tutto sommato diciamo che va bene. Bene. Sì, sì. Ci sono gli amici qua che hanno detto che è finita la pacca, la tranquillità. Bene, grazie. Ci tiene in allegria, almeno questo. Va benissimo, grazie Roberto e grazie okay. A tutti. Andiamo alla classe RS 1006 Plus, secondo agli scacchi, numero 64, Demetrio Frascati. Un giovane già anziano delle corse in auto, cresciuto a pane e motori, quindi ormai è già un piccolo veterano nel suo campo. Vince il numero 65, il tutor di non si sa quanti piloti in zona, Roberto Megale. Roberto, hai sulla coscienza un sacco di piloti, ma quanti ne hai conteggiati? E vince anche il gruppo, Roberto Megale, classe gruppo RS Plus per il nostro super veterano. Il podio che non riesce a contenere la passione e la gioia. I nostri Megale in formato MP4.